dobbiamo emancipare. Per emanciparci dobbiamo applicare questa semplice legge che è tutto l'opposto della società del profitto. Così ci serviamo, Signore. E le leggi della vita ci proteggeranno, ve lo assicuro. Che è così. Bisogna resettare la società. Bisogna resettare, è quello che ha programmato Dio, resetta tutto. Resetta tutto, sta cambiando il DNA, anche il DNA sta cambiando Dio, perché ha fallito completamente. Silicio. No, non è il silicio, Giulio, è altre frescate che ci vengono sparate da ignoranti. È vero in un certo modo, ma non compete ancora a noi, non è il silicio. Il silicio è l'espressione, Giulia, della... Il silicio è l'espressione della tua evoluzione spirituale. Se tu raggiungi il livello di incarnarti in un corpo con base silicea, è la verità, ma non è il contrario. Invece viene portato avanti che se tu c'hai un corpo di silicio, non è silicio. La natura materiale della creazione reagisce all'imprinting spirituale, non viceversa. Quindi grafene, tutte ste menate qui, sono fesserie. Inganno, perché il demonio è molto astuto. Quindi il DNA si evolve. Il DNA lo sta modificando il sole. È una notizia che viene tenuta segreta dai grandi laboratori in mano ai potenti del mondo, ma il sole sta cambiando il DNA umano. Questa è un'informazione che fu data già negli anni 70 di Eugenio Siracusa, che è stato mio padre spirituale, un contattista, ed è ricomparso con due bellissimi cerchi nel grano nel 2002. Due cerchi nel grano a forma di sole, a sei raggi, con i raggi a forma di elica di DNA. Uno scienziato della comunità europea ha detto ad un'amica mia, ma gliel'ha detto perché questa amica già sapeva, ha detto che stanno nascendo molti bambini con la doppia elica aperta. Sta aspettando il DNA, l'informazione la sta dando il sole, perché il sole è il governatore della genetica dell'uomo, oltre che di tutta la vita sulla Terra. Perché la genetica DNA deve essere estinta, perché ha fallito completamente, portando in una condizione di distruzione irreversibile il pianeta dove viviamo e la stessa società.